Ecco, forse mi sentite meglio così. E ovviamente tutti i partecipanti, Rod Reher, che ovviamente per l'autore, Giovanni Maria Vian, che è dell'Osservatorio Romano, e Giuliano Ferrara. E lascio subito il palco, vi dico solo che entro un mese ci saranno sotto il brand di Eliseo Cultura, perché voi se poi lasciate i vostri nomi vi informeremo per tantissime altre iniziative, avremo ancora Giuliano col Thinking Crowd e delle cose ancora molto molto interessanti, per cui sarà una stagione, credo, dove l'Eliseo nel suo centenario offrirà nel nome di Pannunzio del pensiero liberale aperto, di tentare sempre di essere stimolante, sarà un luogo speciale. Grazie ancora e buon ascolto, grazie. Avevo paura di dover parlare a braccio come Luca Barbareschi senza microfono, ma poi l'ha preso e quindi mi conforta perché non ho la voce tonante come la sua. Io sono Lorenzo Malagola, sono segretario generale della Fondazione De Gasperi e voglio anch'io ringraziarvi per la vostra presenza questa sera a un'iniziativa che consolida il rapporto che ormai procede da qualche tempo tra il Foglio e la Fondazione De Gasperi. La Fondazione De Gasperi è una fondazione nata nel 1982 per iniziativa di Maria Romana De Gasperi, che oggi è nostra presidente onoraria, facciamo cultura politica. E questo incontro, in un minuto vi descrivo la genesi, è nato da un dialogo tra me e Mattia Ferraresi, che è corrispondente del Foglio negli Stati Uniti, quando ci siamo trovati entrambi molto colpiti dal leggere il libro di Rod Reher, The Benedict Option, che è un best seller, lo possiamo dire, è un libro discusso in tutto il mondo, e abbiamo voluto essere i primi a invitarlo in Italia, e ringrazio anche Edizioni Paoline per l'aiuto nell'organizzare l'evento di questa sera. Abbiamo voluto essere i primi perché riteniamo che le sue idee vanno discusse, hanno sollevato anche alcune feroci polemiche, ma questo è il pregio delle idee intelligenti e interessanti. E quindi questa sera abbiamo illustri ospiti per dibatterne, per parlarne e per capire quello che può essere il ruolo della Chiesa, dei cristiani nel mondo moderno. Grazie ancora e lascio il microfono all'amico Matteo Mazzuzzi. Essere bianca, e per tenerla bianca ogni giorno doveva uscire e mettersi a imbiancarla. Questa è la prospettiva di partenza. Le due strade, come vivere nel mondo di oggi? Rimanere sulla strada tracciata con successo 2000 anni fa, oppure adeguarsi, guardare il mondo e adeguarsi appunto a quello che è il cosiddetto spirito dei tempi. Rod Reher è giornalista, saggista americano, ha lavorato per 10 anni a questo libro che è stato giudicato dal David Brooks sul New York Times come il libro più importante a tematica religiosa dell'ultimo decennio. Non rubo altro tempo, inizierei subito dando la parola a Rod. Prego. Hello. Hi, thank you everyone for coming tonight. It's a great honor to be in Italy. Three of the men who have been most important in my life come from Italy, Saint Benedict of Nursia, Dante Alighieri and Marco Sammarini. Buonasera a tutti e grazie davvero di essere qui con noi questa sera. Per me è un grande onore essere in Italia perché provengono dall'Italia tre delle persone, delle figure più importanti che hanno segnato tutta la mia vita. Innanzitutto San Benedetto da Norcia, poi Dante Alighieri e da ultimo Marco Sammarini. So, the Church is in a great crisis today, the greatest since the Reformation, without a doubt,
But perhaps even the greatest since the fall of the Roman Empire. Today, the Pope and his predecessors are accused of covering up for a corrupt cardinal, but others say the Pope is a victim of a conservative conspiracy. We live in a time of bishop against bishop, and the laity is confused and frightened. Oggi la Chiesa sta attraversando una grande crisi, forse la più grande dai tempi della Riforma. Anzi, questo è indubbio, ma io direi persino la più grande fin dalla caduta dell'Impero Romano. Attualmente il Papa e i suoi predecessori sono accusati di avere coperto i misfatti di un cardinale gay corrotto. Altri sostengono invece che il Papa è vittima di un complotto conservatore. Viviamo in un tempo in cui vescovo si contrappone a vescovo e il laicato è in uno stato di confusione e anche spaventato. Beyond the daily headlines, the faith has been in steep decline for several generations. In Italy, as in America, we Christians are failing to pass on the faith to our children. It is now clear that we live in a post-Christian civilization. Ma andiamo al di là delle prime pagine dei giornali quotidiani. È che la fede è ormai in grave declino da generazioni. In Italia, così come negli Stati Uniti, noi cristiani non riusciamo più nel compito di trasmettere la fede ai nostri figli. Mi sembra ormai chiaro che viviamo in una civiltà post-cristiana. The crisis is not only inside the church, it is everywhere. In the West, the fertility rate is collapsing. The natural family is strongly threatened by gender ideology and the sexual revolution. Last week, the Italian State Statistics Agency reported that the rate of marriage for Italians has collapsed. The number of men aged 25 to 54 who are married went from 51.5% in 1991 to 19.1% this year. The numbers for women are also terrible. If marriage goes away, so does the natural family. La crisi di cui sto parlando non riguarda soltanto l'interno della Chiesa, la crisi è ovunque. In tutto l'Occidente il tasso di natalità è in declino fortissimo, la famiglia naturale è gravemente minacciata dall'ideologia del gender e dalla rivoluzione sessuale. Inoltre la scorsa settimana l'Ente Nazionale di Statistica italiano ha riferito che il tasso di matrimonio degli italiani è crollato vertiginosamente, cioè il numero degli uomini, dei maschi italiani di età compresa tra 25 e 54 anni che sono coniugati è passato dal 51,5% del 1991 al 19,1% di quest'anno. Quanto alle donne, le cifre sono anch'esse terribili. Se scompare il matrimonio, scompare anche la famiglia naturale. Mass migration threatens to radically change European life. Advanced technology, global capitalism, and environmental destruction, as well as the crisis of liberalism. All of these things cause massive instability. People are afraid for the future. The stable world that was familiar to our ancestors no longer exists. So what should faithful Christians do? Le migrazioni di massa minacciano di modificare radicalmente la vita dell'Europa. Tecnologie avanzate, capitalismo globale, distruzione dell'ambiente e crisi del liberalismo sono tutti fattori che provocano una instabilità di massa. La gente ha paura per il proprio futuro e il mondo stabile, che era noto e familiare ai nostri antenati, non esiste più. Ma allora, che cosa deve fare un cristiano fedele? Come with me to the eastern outskirts of the city of Rome. It is around the year 500. We see a young man with his back turned to the city, hurrying away towards the forest, accompanied by his nurse. This young man, Benedict, born in Nursia to Christian parents, had gone down to Rome to finish his education. The empire had fallen. Now the imperial capital was ruled by barbarians. The moral standards of the Roman people had collapsed. The young man saw his fellow students falling into the world's corruption. He feared that if he stayed in Rome, the same thing would happen to him, that he would lose God and his immortal soul. Ora vi chiedo di accompagnarmi verso la periferia orientale della città di Roma. Il tempo è attorno all'anno 500. Vediamo un giovanotto che volge le spalle alla città e che corre verso la foresta, accompagnato dalla sua balia.
Il giovanotto è Benedetto. È nato a Norcia da genitori cristiani ed era sceso a Roma per completare la sua istruzione. L'impero era già caduto e ormai la capitale imperiale era dominata dai barbari. Gli standard morali dei romani avevano subito un crollo impressionante e il giovanotto aveva visto i suoi compagni di studi precipitare nella corruzione del mondo. Temeva, dunque, che se fosse rimasto a Roma, la stessa cosa sarebbe successa anche a lui. Temeva, cioè, che avrebbe perso Dio e avrebbe perso la sua anima immortale. On this day, Benedict is leaving everything behind. He doesn't know what the future will hold. All he knows is that if he stays in Rome, he risks losing his faith. Benedict will move into a cave in Subiaco to fast, to pray, to read the Holy Scriptures, and to wait for God to tell him what to do. After 3 years, Benedict emerges from his cave and founds monasteries, which he calls schools for the service of the Lord. Eventually, he will write his famous rule, meant for laymen who want to live in Christian community. Dunque, nel giorno di cui stiamo parlando, Benedetto sta lasciandosi tutto alle spalle e non sa che cosa il futuro ha in serbo per lui. Sa soltanto che se resta a Roma rischia di perdere la fede. Dunque Benedetto ha intenzione di andare a vivere in una grotta a Subiaco, dove digiunerà, pregherà, leggerà le sacre scritture e attenderà che Dio gli dica che cosa fare. Dopo 3 anni di questa vita, Benedetto esce dalla sua grotta e fonda monasteri che chiama scuole per il servizio del Signore. Un giorno, di lì a non molto tempo, scriverà la sua famosa regola, che è rivolta ai laici che desiderano vivere in una comunità cristiana. The rule of Benedict is short and simple, but it is one of the most influential documents of Western civilization. Why? Because the Benedictine monks saved our civilization. During the early medieval period, the Benedictine monasteries scattered across Western Europe like stars in the sky. They were centers of prayer, of learning, and of light in a very dark time. The monks kept the cultural memory of the West alive in their libraries. In the ruins of empire, they laid the groundwork for the rebirth of civilized life. La regola di San Benedetto è breve e molto semplice, tuttavia è uno dei documenti più incisivi della civiltà occidentale. Perché lo dico? Perché i monaci benedettini sono coloro che hanno salvato la nostra civiltà. Durante l'Alto Medioevo i monasteri benedettini si sono sparsi per tutta l'Europa occidentale come le stelle nel firmamento e sono stati centri di preghiera, di dottrina, di studio e di luce in tempi molto bui. I monaci hanno preservato la memoria culturale dell'Occidente, l'hanno mantenuta viva nelle loro biblioteche e fra le rovine dell'impero hanno posto le fondamenta per la rinascita della vita civile. Let's be clear about this. Saint Benedict did not set out to save civilization. He only wanted to be faithful to God and to live in a community where he could teach others how to live as Christians. Voglio essere molto chiaro su un punto. San Benedetto non si è prefisso di salvare la civiltà, l'unica cosa che voleva era di mantenersi fedele a Dio e di vivere in una comunità dove potesse insegnare ad altri come si fa a vivere da cristiani. When he died in the fourth decade of the sixth century, Benedict left behind only a small number of monasteries in the vicinity of Rome, but he also left behind a way of living out the gospel that would gather the scattered spiritual energies of his time and place, store them, refine them, and prepare the West for the great outpouring of those energies 6 centuries later in the figure of Saint Francis of Assisi. Francis of Assisi was a saint who was right for his own time, as Benedict was right for his time, and as Benedict is right for our time. Alla sua morte, avvenuta nel quarto decennio del VI secolo, Benedetto si è lasciato dietro soltanto un piccolo numero di monasteri nei pressi di Roma. Tuttavia ha lasciato dietro di sé anche un modo di vivere il Vangelo che avrebbe raccolto le energie spirituali sparse del suo tempo e di quei luoghi, le avrebbe per così dire immagazzinate, le avrebbe sottoposte a un processo di raffinamento ed avrebbe preparato l'Occidente per la grande fioritura di quelle energie,
la fioritura che si è avuta sei secoli dopo con la figura di San Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi è stato il santo giusto per il suo tempo, esattamente così come Benedetto è stato giusto per il suo di tempo, ma Benedetto è giusto anche per il nostro tempo. I believe that Saint Benedict offers a powerful example to us Christians today. Another Benedict, Pope Benedict XVI, once said that the West faces a spiritual crisis unlike any since the fall of the Roman Empire. We can see all around us the spiritual and moral collapse of the West. Io sono convinto che San Benedetto costituisca per noi cristiani odierni un esempio molto potente. C'è stato un altro Benedetto, il Papa Benedetto XVI, il quale una volta ha detto che oggi l'Occidente è di fronte a una crisi spirituale che non ha uguali fin dalla caduta dell'Impero Romano. E noi, tutti quanti noi, possiamo vederci attorno il crollo spirituale e morale dell'Occidente. Now in America many of us think of Italy as a highly religious country. You're the home of the Catholic Church after all. But the statistics on contemporary Italian church life are very worrying. Molti di noi americani pensiamo all'Italia come a un paese fortemente religioso. In fin dei conti questa è la culla della Chiesa Cattolica. Tuttavia le statistiche riguardanti la vita della Chiesa italiana contemporanea suscitano gravi preoccupazioni. In 2016, Andrea Tornielli of La Stampa reported on the research findings of Franco Gorelli, who studies the religious life of young Italians. Professor Gorelli found that 70% of young adult Italians identify as Catholics, the best numbers in Europe, but only 13% go to mass weekly. Nel 2016 Andrea Tornielli della Stampa ha riferito sul giornale riguardo le rilevazioni condotte in un sondaggio da Franco Gorelli, uno studioso che si occupa della vita religiosa dei giovani italiani. Il professor Gorelli aveva scoperto che il 70% dei giovani adulti italiani si definivano cattolici. E qui le cifre erano le più alte d'Europa, ma che soltanto il 13% andava poi a messa almeno una volta a settimana. Today there are almost three times more young adult Italians who describe themselves as non-believers than there are those who describe themselves as convinced and active believers. Oggi i giovani adulti italiani che si definiscono non credenti sono quasi tre volte più numerosi di coloro che invece si autodefiniscono come credenti convinti e attivi. Here is the most shocking finding of Professor Gorelli. Of those Italian Catholic families that describe themselves as convinced and active believers, only 22% of them have children who describe themselves in the same way. Ma di tutte le rilevazioni fatte dal professor Gorelli, questa è veramente la più sconvolgente. Di quelle famiglie cattoliche italiane che si autodefiniscono convinti e attivi, credenti convinti e attivi, soltanto il 22% hanno dei figli che si autodefiniscano esattamente nella stessa maniera. Atheist and weak believers have no trouble passing their worldview onto their children. But only 1 in 5 strong, committed Catholic families can pass their worldview onto their children. Now, to stay engaged with the post-Christian world on familiar terms is spiritual suicide. That's clear. Gli atei e i credenti, diciamo così, tiepidi, non hanno difficoltà a trasmettere la loro visione del mondo ai figli, ma soltanto una famiglia di cattolici forti, impegnati su 5, è in grado oggi di trasmettere la sua visione del mondo ai figli. A me sembra che si tratti di che sia un suicidio spirituale restare dentro questo mondo post-cristiano se la condizione delle famiglie è quella che ho detto. We Christians today are like young Benedict, standing in what is left of the eternal city and faced with a life-changing decision. Do we dare to turn our backs on that world and set out into the deep forest of an uncertain future, searching for the Lord? Do we want God more than the world? If we say God,
then we have taken the first steps in the Benedict option. Oggi noi cristiani siamo nella stessa situazione del giovane Benedetto, che è lì, ritto in piedi, di fronte a quello che rimane della città eterna, ma è di fronte anche a una decisione che cambierà la sua vita. Voglio dire questo, abbiamo il coraggio di voltare le spalle a quel mondo e di avviarci nel fitto della foresta di un futuro incerto in cerca del Signore? Vogliamo più Dio o più il mondo? Se rispondiamo che vogliamo più Dio, abbiamo già compiuto i primi passi in quella che io chiamo l'opzione Benedetto. The crisis today is overwhelming. And yet, what do we hear from far too many of our leaders? That everything is fine. Don't worry, be happy, be modern. It's as if a catastrophic flood is coming, but our leaders are saying, relax and enjoy it. Now you have a beautiful lake outside your front door. La crisi odierna è sconvolgente. Eppure, che cosa ci sentiamo dire da troppi dei nostri capi, governanti e leader? Che tutto va bene. Non vi preoccupate, siate felici, siate moderni. A me sembra che sia come se stesse arrivando un'invasione disastrosa, ma i nostri capi ci dicono rilassatevi e godetevela. Adesso, proprio fuori dalla porta di casa, avete un bellissimo lago. No, my friends, the flood is here. And the water is rising very fast. What we Christians are doing is not working. It is time for a radical change. It is time to build arcs before we drown in the flood. No, amici miei, l'inondazione avanza e l'acqua aumenta molto rapidamente. Ciò che stiamo facendo noi cristiani semplicemente non funziona. È quindi giunto il momento di avviare un cambiamento radicale. È ora di costruire arche prima che l'inondazione ci travolga. 3 years ago, when I made my first visit to the Benedictine Monastery of Norcia, I had lunch with the prior, Father Cassian Folsom, and told him about the Benedict option. I explained a few basic points of the Benedict option. 3 anni fa, quando mi sono recato per la prima volta in visita al monastero benedettino di Norcia, ho pranzato con il priore, padre Cassian Folsom, e gli ho parlato di quella che io chiamo l'opzione Benedetto. Gli ho spiegato, cioè, i punti fondamentali di questa opzione. The first principle is that Christians must understand ourselves to be exiles in a world that is growing more and more hostile to authentic Christian faith. Yet we must be what Benedict XVI called creative minorities, learning how to live out our internal exile with joy. Il primo principio è questo, che noi cristiani dobbiamo intenderci e vederci come esuli in un mondo che si sta facendo sempre più ostile nei confronti dell'autentica fede cristiana. E tuttavia dobbiamo essere quelle che Benedetto XVI chiamava le minoranze creative. Cioè dobbiamo imparare a vivere con gioia il nostro esilio interno. The second principle, that we must recover prayer and other spiritual disciplines rooted in the church's traditions. We ordinary Christians must work to make our faith more monastic. That is, we must live as if everything we do is a prayer, and as if all things in life are manifestations of the Holy Spirit. Only in this way will we recover the sacred dimension of life that has been lost in modernity. Secondo principio, dobbiamo recuperare la preghiera e tutte le altre discipline spirituali che hanno le loro radici nelle tradizioni della Chiesa. Noi cristiani comuni, noi cristiani qualunque, dobbiamo lavorare per rendere più monastica la nostra fede. Con questo intendo dire che dobbiamo vivere come se tutto ciò che facciamo fosse preghiera e come se tutte le cose della vita fossero manifestazioni dello Spirito Santo. Questo è l'unico modo in cui potremo recuperare la dimensione sacra della vita che nella modernità è andata persa. The third point, that we must recover a deep sense of order, not simply following rules, but rather a correct relation to God and the world. Il terzo principio è che dobbiamo recuperare un senso profondo dell'ordine. Non sto parlando soltanto del seguire regole. Dico che dobbiamo avere e recuperare un rapporto corretto con Dio e con il mondo. Fourth, that we must establish
some form of common Christian life. We cannot survive this catastrophe alone. Il quarto principio è che dobbiamo dare vita a una qualche forma di vita cristiana comune. A questa catastrofe non possiamo sopravvivere da soli. Fifth, that we must refuse what Pope Benedict XVI called the dictatorship of relativism, and instead educate ourselves and our children according to the Church's ancient teachings and the literary and cultural traditions of our civilization. Quinto punto, dobbiamo respingere quella che Benedetto XVI ha chiamato dittatura del relativismo, e invece dobbiamo educare noi stessi e i nostri figli secondo gli antichi insegnamenti della Chiesa e secondo le tradizioni letterarie e culturali della nostra civiltà. And finally, that even though our vocation is to live in the world, not in monasteries, we must not allow ourselves to be assimilated by that world. Pope Francis is right. We Christians are called to share our faith and the love of Christ with the world, but we cannot give what we do not have. Sesto e ultimo punto. Benché la nostra vocazione sia quella di vivere nel mondo e non nei monasteri, non dobbiamo lasciarci assimilare da questo mondo. Ha ragione Papa Francesco quando dice che noi cristiani siamo chiamati a condividere la nostra fede, il nostro amore di Cristo con il mondo, però non possiamo dare ciò che non abbiamo. So, Father Cassian listened to me carefully. Then this holy monk told me that Christians, all Christians, who fail to do some form of the Benedict option will not have the strength to endure the darkness coming upon us with their faith intact. Il santo monaco, padre Cassian, mi ha ascoltato con molta attenzione e poi mi ha detto che i cristiani, tutti i cristiani che non riusciranno a seguire in qualche sua forma l'opzione Benedetto, non troveranno la forza di sopportare queste tenebre e sopportarle con fede intatta, queste tenebre che stanno scendendo su di noi. He told me, there are some Catholics who are already living out the Benedict option. They live on the other side of the mountains from us, in a city called San Benedetto del Tronto. You should go visit them. Padre Cassian mi ha anche detto, guarda che ci sono dei cattolici che l'opzione Benedetto già la vivano. Abitano dall'altra parte, sull'altro versante delle montagne, in una città che si chiama San Benedetto del Tronto. Penso che dovresti andare a trovarli. This is how I found the Tipiloschi, who are the best example I know of how the Benedict option is supposed to work. This is how I met Marco Sermerini, the leader of this group. He is one of my heroes. If you think that the Benedict option is a council of fear and anger, then I urge you to go spend some time with the Tipiloschi. These are active, committed Catholic families, completely devoted to the magisterium of the Church and full of the joy of the Gospel. Ed è così che ho incontrato i Tipiloschi, che sono il miglior esempio, a mia conoscenza, di come dovrebbe funzionare l'opzione Benedetto. È così, tra l'altro, che ho fatto conoscenza con Marco Sermerini, che di questo gruppo è il leader. Marco è uno dei miei eroi. Se vi sembra che questa opzione Benedetto sia un consiglio che vi porterà ad albergare nel cuore paura e rabbia, vi esorto ad andare a passare un po' di tempo con i Tipiloschi. Si tratta di famiglie cattoliche attive e impegnate, completamente dedite al magistero della Chiesa e colme della gioia del Vangelo. The Tipiloschi follow the example of the blessed Pier Giorgio Frassati. They go to Mass in their parishes, but they have an active life as a Catholic community centered around their clubhouse, Santa Lucia, overlooking the Adriatic. There they study the Bible, they pray together, they share meals, and they make pilgrimages, especially to the monastery in Norcia. They grow a community garden. They started a Catholic school, the Scuola G.K. Chesterton. They serve the poor, and they are totally countercultural, following Pope Benedict's call to be creative minorities in this post-Christian world. I Tipiloschi seguono l'esempio del beato Pier Giorgio Frassati.
A messa vanno nelle loro parrocchie, però hanno una vita attiva come comunità cattolica che si svolge attorno alla loro residenza, Santa Lucia, che guarda l'Adriatico. A Santa Lucia studiano la Bibbia, pregano insieme, dividono i pasti e compiono pellegrinaggi soprattutto al monastero benedettino di Norcia. Coltivano il loro giardino comune e hanno persino dato vita a una scuola cattolica che prende il nome da Gilbert Keith Chesterton. Servono i poveri. E dunque sono un esempio assoluto di controcultura, proprio secondo la chiamata di Papa Benedetto, la chiamata ad essere minoranze creative in questo nostro mondo post-cristiano. Marco and his friends from university started the Tipiloski in the 1990s when they all grew dissatisfied with the shallow Catholicism of everyday life. They sought a more radical way to serve Jesus in the church. What Marco and his friends found was that everything they needed to live together as faithful Christians had been right in front of them all along. These are things that were hidden from view by modernity. Marco told me, "We invented nothing. We discovered nothing. We are only rediscovering a tradition that was locked away inside an old box. We had forgotten." Marco e i suoi compagni di università hanno dato vita al gruppo dei Tipiloski negli anni 90. Erano tutti ormai molto insoddisfatti del cattolicesimo così come veniva vissuto allora nella vita di ogni giorno. Gli sembrava superficiale e loro cercavano invece un modo più radicale di servire Gesù nella Chiesa. Che cosa hanno scoperto Marco e i suoi amici? Che l'unica cosa di cui avevano veramente bisogno per vivere insieme come cristiani fedeli ce l'avevano davanti, sotto gli occhi, da sempre. Erano cose che erano state nascoste, per così dire, alla vista, dalla modernità. Difatti Marco mi ha detto, guarda che noi non abbiamo inventato niente, non abbiamo scoperto niente, noi stiamo semplicemente riscoprendo una tradizione che era rimasta, per così dire, chiusa, non so, come in una scatola. Ce l'eravamo dimenticata. The future of Western Christianity is being decided in communities of true believers like the Tipiloski. True, they are in some sense leaving the world, as Saint Benedict walked away from Rome. But symbolically speaking, they are also going to the cave in Subiaco to put their spiritual roots down deep. They do not stay in the cave living as hermits. Rather, they go back out into the world to share the Lord's gifts, as Pope Francis has encouraged Catholics to do. Il futuro del cristianesimo occidentale viene deciso proprio in comunità di veri credenti come sono i Tipiloski. È vero, in un certo senso lasciano il mondo, così come San Benedetto ha volto le spalle a Roma e si è allontanato. Però, parlando sul piano simbolico, queste persone entrano anche nella grotta di Subiaco per affondare le loro radici spirituali sempre più giù. E guardate, non restano nella grotta, non vivono come eremiti, al contrario, ritornano nel mondo per condividere con tutti i doni del Signore, così come Papa Francesco ha incoraggiato ogni cattolico a fare. The Benedict option is not just about our own survival as Christians. This is about the future of humanity. If we are going to be for the world as Christ meant for us to be, then we are going to have to spend more time away from the world in deep prayer. In serious spiritual training. Again, my friends, we Christians cannot give the world what we do not have. Modernity has scattered our spiritual forces. Now is a time to gather them in. L'opzione Benedetto non riguarda soltanto la nostra sopravvivenza come cristiani, riguarda proprio il futuro del genere umano. Se noi dobbiamo essere per il mondo come Cristo ci ha insegnato, dobbiamo spendere più tempo lontano dal mondo, fuori dal mondo, immersi profondamente nella preghiera, immersi in una formazione spirituale seria. Ve lo ripeto, amici miei, noi cristiani non possiamo dare al mondo ciò che non possediamo. La modernità ha disperso le nostre forze spirituali e ormai è giunto il momento di raccoglierle di nuovo tutte insieme.
Last week I spoke by phone to a Catholic priest who is an exorcist. He told me that his work confronting demons convinced him of the need for the Benedict option. The priest said that when you are face to face with evil spirits, you must be able to rely on your spiritual training that comes only with deep and regular prayer and living everyday life with a strong commitment to God. Otherwise, the exorcist is overcome by confusion and loses his confidence in the truth and in the power of the gospel. The priest told me that the power of evil is so strong in this post-Christian world that the only way ordinary believers can live in it without losing their ability to hear the voice of the Lord is by establishing everyday practices that build strength and resilience within themselves. La scorsa settimana ho parlato al telefono con un sacerdote cattolico che è esorcista e mi ha detto che quello che lui fa, cioè di affrontare di petto i demoni, lo ha persuaso della necessità di questa opzione Benedetto. Questo sacerdote mi ha detto che quando ti trovi faccia a faccia con gli spiriti malvagi devi poter fare assegnazione sulla tua formazione spirituale e che questa la puoi realizzare soltanto mediante una preghiera profonda e regolare e vivendo la vita di tutti i giorni con un impegno forte nei confronti di Dio. Altrimenti, mi ha detto, l'esorcista viene sopraffatto dalla confusione, perde fiducia nella verità e nel potere del Vangelo. Quel sacerdote mi ha anche detto che il potere del male è talmente grande in questo mondo post-cristiano che l'unico modo in cui i comuni credenti, i normali credenti, possono vivere in questo mondo senza perdere la capacità di ascoltare la voce del Signore è dedicandosi a pratiche quotidiane che servano a aumentare dentro di loro la forza e la capacità di resistenza. The Benedict option is not a magical formula. It is a way of living the Christian life in a post-Christian civilization. It is a call for the church to be the church under circumstances it has not had to face since the early centuries of the faith. Quindi questa opzione Benedetto non è affatto una formula magica, è un modo di vivere la vita da cristiani in una civiltà che è post-cristiana. È un appello alla Chiesa affinché sia Chiesa in circostanze con cui non ha mai dovuto fare i conti fin dai suoi primi secoli. The Benedict option will look different in different places as Christians who follow it adapt its principles to their local circumstances. This is why we must not be rigidly nostalgic, but rather creative in the recovery of our roots. We must work together to imagine and to build a viable future for ourselves and for our children. The common goal for all of us is a radical search for holiness. Anything less than that will collapse into atheism. There is no other option. E quindi naturalmente l'opzione Benedetto si presenterà diversa a seconda dei diversi luoghi, perché i cristiani che la seguono devono adattare nei principi alle loro condizioni locali. Per questo motivo non dobbiamo essere rigidi e nostalgici, ma anzi creativi nella ripresa e nel recuperare le nostre radici. Dobbiamo lavorare insieme a immaginare e costruire un futuro praticabile per noi stessi e per i nostri figli. Lo scopo comune, quello che ci accomuna, è una ricerca radicale di santità. Qualsiasi cosa che sia meno di questo si ribalterà nell'ateismo. Non ci sono altre opzioni. A modern Benedict saw all of this coming. In 1969, a priest named Joseph Ratzinger made a kind of prophecy. Speaking to a German radio audience, Father Ratzinger predicted that a severe crisis would destroy much of the church's wealth and power. The church would become much smaller, but those who remained would be the seed of renewal. Father Ratzinger said, quote, "The future of the church can and will issue from those whose roots are deep and who live from the pure fullness of their faith. The future of the church, once again as always, will be reshaped by saints, that is, by men whose minds probe deeper than the slogans of the day, who see more than others see,
because their lives embrace a wider reality. Close quote. C'è stato un benedetto moderno che tutto questo l'aveva previsto. Nel 1969 un sacerdote di nome Josef Ratzinger ha avanzato una specie di profezia. Parlando agli ascoltatori della radio tedesca, padre Ratzinger in quell'anno predisse una grave crisi che avrebbe distrutto gran parte della ricchezza e del potere della Chiesa. Predisse che la Chiesa sarebbe diventata molto più piccola, ma anche che coloro che sarebbero rimasti sarebbero stati, per così dire, il seme del rinnovamento. E Ratzinger aggiunse queste parole: il futuro della Chiesa potrà venire e verrà da coloro le cui radici sono profonde e che vivono a partire dalla pura pienezza della loro fede. Il futuro della Chiesa, ancora una volta, così come è sempre stato, sarà plasmato di nuovo dai santi, cioè da quegli uomini la cui mente indaga più a fondo degli slogan quotidiani, quegli uomini che vedono più di quanto non vedano gli altri perché le loro vite abbracciano una realtà più ampia. That man, Joseph Ratzinger, was a prophet, and the saint he chose for his papal namesake, Benedict of Nursia, shows us in his rule how to survive this new dark age and also how to be a true light to the world within it. The rule teaches us how to see the face and to hear the voice of our master. Quell'uomo Josef Ratzinger è stato un profeta e il santo di cui ha scelto di prendere il nome quando è stato eletto papa, cioè Benedetto di Norcia, ci mostra due cose nella sua regola. Ci mostra come possiamo fare per sopravvivere a questi nuovi secoli bui, a questa nuova età di tenebra, e come possiamo essere per essere una vera luce per il mondo. La regola cioè ci insegna a vedere il volto e a udire la voce del nostro Signore. Think of Saint Benedict standing on the border of Rome. Was he an optimist? Certainly not. He saw the corruption everywhere and he did not want to lose his soul. But Saint Benedict had hope in God. He turned his back on the world and set his face on a search for the Lord. Through his act of hope, through his renunciation, through his saying no to the world and yes to God, Benedict opened the door for a great and glorious renaissance of faith and the restoration of the world. Ritorniamo per un attimo al giovane San Benedetto che sta voltando le spalle alla città di Roma. Era un ottimista? No, di sicuro. Benedetto in quel momento vedeva corruzione ovunque e non voleva perdere la sua anima. Però Benedetto aveva fede in Dio e dunque ha voltato le spalle al mondo e si è diretto e si è messo per una ricerca del Signore, si è messo a cercare il Signore procedendo sempre avanti. Con quel suo atto di speranza, tramite la sua rinuncia, tramite il fatto che Benedetto ha detto no al mondo e sì a Dio, egli ha aperto le porte a un grande, glorioso rinascimento della fede, al ripristino del mondo. Not optimism, but hope. As the empire around us falls into ruin, we Christians today await a new and doubtless very different Saint Benedict. I invite you to consider, my friends, maybe you are the one the Lord is calling to lead his people in a time like this. Dunque ho detto non ottimismo, ma speranza. Mentre l'impero che ci circonda cade in rovine, noi cristiani oggi attendiamo un nuovo San Benedetto che indubbiamente sarà molto diverso da quello antico. Invito ciascuno di voi a riflettere un attimo e a considerare queste mie parole. Amico mio, forse tu sei colui che il Signore sta chiamando a guidare il suo popolo in un'epoca quale la nostra. Grazie. Direttore Vian, che ne pensa della lettura di Rod Dreher? Siamo davvero come non mai davanti al bivio Dio o il mondo, e quindi l'uomo è chiamato in qualche modo, il cristiano, a fare la scelta definitiva? In un senso sì,
in un altro no. E perché? Perché questo libro è molto ben costruito, molto suggestivo. Del resto abbiamo ascoltato che è stato, che è frutto di 10 anni di lavoro. Il libro poi contiene molto di più di quanto l'autore non ci abbia spiegato fino adesso. Diciamo che ha rilanciato il messaggio, ma il libro contiene anche una breve storia dei 20 secoli cristiani in Occidente, cristiani e non cristiani. Contiene, è un libro fortemente radicato nella realtà statunitense, benché guardi poi a Oriente, cioè all'Italia, al centro dell'Italia, a Norcia, a San Benedetto del Tronto, ma è un libro fortemente, diciamo, americano, come diciamo in Italia, per parlare degli Stati Uniti. Una realtà importante che influisce, come è noto, sull'Europa occidentale, ma che è una realtà particolare. L'editore, esemplandosi sull'edizione originale statunitense, ha scelto questa immagine suggestiva di una città, una cittadella piuttosto, su un monte circondato da nubida, da nebbie. È un po' quello che l'autore accennava prima nella sua presentazione e che nel libro torna addirittura con espressioni angoscianti, una nuova età oscura. Di fronte a questa situazione, Dreher propone la costituzione, l'abbiamo sentito, ma con molta precisione, di piccoli monasteri nelle famiglie e piccole aggregazioni di famiglie che addirittura arrivino a costruire delle scuole, delle piccole scuole cristiane, scuole di diverso livello, addirittura fino all'insegnamento secondario superiore, sembra di capire. Il sottotitolo, una strategia per i cristiani in un mondo post-cristiano, si capisce se si aggiungono alcune parole. Due, per i cristiani conservatori occidentali. E è questo il limite principale di questo libro. Per usare uno slogan, lo slogan è efficace, quello scelto dagli organizzatori. Nel mondo, non del mondo, che è la notissima espressione giovannea. Dreher, io all'inizio, quando l'ho letto molto rapidamente, mi è sembrato un libro, è chiaramente un libro molto ideologico, molto schierato, ma più ancora un libro un po' debole nella visione complessiva della storia occidentale. Se non altro per il fatto che è molto parziale, i riflettori sono su una piccola parte del mondo. Ma soprattutto è un libro non convincente, suggestivo ma non convincente. Si potrebbe riassumere, Dreher, invece in realtà il libro... Dreher è molto al corrente di tutto quello che mette da parte. Faccio solo un paio di citazioni.
Dreher attualmente è cristiano ortodosso. C'è un'allusione alla preghiera del cuore che gli italiani di una certa età, di formazione cattolica, riconoscono subito perché è al centro di quello straordinario libro, I racconti del pellegrino russo. L'altra citazione è il pellegrino russo non è citato, c'è la preghiera del cuore che però è, se non ricordo male, riferita da un monaco all'autore dicendo in questo modo tu ti astrai da te stesso, insomma rischia un po' la terapia, quello che Dreher invece detesta, giustamente a mio avviso. L'altra invece è una citazione esplicita di Bonheffer, adesso non ricordo se citi La vita comune o che altro, ma questo monachesimo modello per ogni cristiano, che monachesimo è? Benché Dreher abbia molte, anche nel testo che ha letto adesso, è stato molto accorto, ma in realtà, anche perché mi faccio un po' l'avvocato del diavolo, in realtà più che nel mondo, quello che propone Dreher, ed è il limite principale, è fuori del mondo. E mi spiego, fuori del mondo bisogna starci, cioè i cristiani, è chiaro, se si resta nell'ambito giovanneo, tutto il corpus giovanneo è retto da una tensione tra luce e tenebre e via discorrendo. Questo senz'altro. Lui stesso poi dice che bisogna andare nel mondo, cita il pontefice, cita il suo predecessore, ma in realtà è un po' tutta la storia cristiana. Prima di Benedetto, si ispira all'Oriente, l'Oriente a sua volta al monachesimo orientale, ad Antonio, a Pacomio, a sua volta il cristianesimo orientale, il monachesimo, chiedo scusa, orientale si ispira a un modello giudaico descritto, poco noto ma descritto in maniera molto suggestiva da Filone più o meno negli anni in cui vive Gesù nel De Vita Contemplativa. E poi il monachesimo, sia quello egiziano sia quello benedettino, è proprio Bonheffer che lo identifica con grande lucidità, è una reazione, ma non è il primo naturalmente, una reazione alla mondanizzazione della Chiesa. È la situazione a cui Dreher invece descrive, quella che viviamo, credo più nell'Europa, più in Europa occidentale, centrale, orientale, che negli Stati Uniti. È una situazione di scristianizzazione, che tuttavia non ha solo di scristianizzazione, e questo è l'aspetto negativo. In un contesto di secolarizzazione che inizia, e qui ha ragione Dreher, nel Medioevo stesso, che inizia con il lungo processo di secolarizzazione, che però è un processo che ha purificato le chiese cristiane. Resta un po' a margine l'ortodossia a cui adesso appartiene Dreher. Ma resta poi fuori tutto un mondo che attualmente costituisce la stragrande maggioranza del mondo cristiano. I cristiani di diverse confessioni crescono soprattutto nell'emisfero sud,
di questo hanno coscienza i cristiani di diverse denominazioni da molto tempo. È interessante che il monachesimo conosca un risveglio a metà dell'Ottocento, verso la metà dell'Ottocento, con il movimento di Oxford. Nascono molti gruppi monastici anglicani soprattutto, ma poi negli anni 40 del secolo scorso c'è il fenomeno di un monachesimo che nasce protestante e diventa realmente ecumenico. Sto parlando della comunità di Tese, che attira da più o meno una 50-60 anni, diciamo dalla metà degli anni 60, un numero considerevole di giovani, soprattutto europei, ma aprendosi al resto del mondo. Un altro esempio più piccolo, ma molto più considerevole del... io non conoscevo questi tipi loschi, il prefatore di questo libro, che sembra il loro ispiratore, questo Marco Sermarini, e sembra un'esperienza suggestiva, ma io consiglierei Dreher, nel suo prossimo viaggio, di fare una visita in Piemonte, dove si mangia benissimo tra l'altro, a Bose, dove anche lì una cinquantina di anni fa nasce un'altra comunità monastica con intenzioni ecumeniche, con una presenza cattolica fortemente preponderante, e si potrebbe continuare. Il monachesimo tradizionale, voglio dire, non alludo alla comunità di Dom Folsom, dico quello più storico, non so, sto pensando a Monte Cassino, è veramente sunt lacrime rerum, viene da piangere, e così la crisi del monachesimo è fortissima. Ma negli Stati Uniti c'è l'esempio di Merton. Ecco, tutti questi monachesimi sono monachesimi diversi, che sarebbe interessante, su cui sarebbe interessante sentire l'opinione di Dreher. Non voglio poi portare via troppo tempo a Giuliano Ferrara, ma siccome il libro si apre con questa immagine suggestiva che è tornata sia all'inizio che alla fine della presentazione di Rod Dreher, cioè questa uscita di Benedetto da Roma, dice lascia, e efficacemente dice lasciamo la città imperiale in rovina. Sì, Benedetto affascina, ma Francesco, tra parentesi, nasce come Francesco, Domenico, nascono come reazione alla mondanizzazione del monachesimo benedettino. Di fronte all'incredulità che comincia ad affermarsi fortemente, Ignazio, un giovane basco, Ignazio ha l'intuizione di questa compagnia di Gesù nell'Università di Parigi, siamo nella prima metà del Cinquecento. Ma dicevo, alla storia di Benedetto che lascia Roma, e qui si apre, posso aprire un'altra parentesi, qui si potrebbe parlare del pessimismo agostiniano, che poi non è
non è così manicheo come molta vulgata lascerebbe credere. Mi è venuta in mente un'altra storia, tratta da un apocrifo, un antico apocrifo cristiano, e rilanciata enormemente da un romanziere polacco che poi è finito in film famosissimi, Povadis. Qui c'è Pietro che di fronte alla persecuzione lascia Roma e sulla via Appia, dove c'è una bella chiesetta barocca adesso, incontra il Signore che sta andando verso Roma e gli dice: Signore, dove vai? Domine, quo vadis? Dico: vado a Roma a farmi crocifiggere di nuovo. Quindi è esattamente il processo inverso di quello di Benedetto. Ecco, io credo che parli di più alle donne, agli uomini di oggi, un monachesimo, e diciamo a questo punto un modello di cristianesimo, perché questo è il monachesimo per Dreher, un modello di cristianesimo più comprensibile. Nel 1950 Giovanni Battista Montini, che 13 anni dopo verrà eletto Papa e prenderà il nome di Paolo, l'apostolo, il propagandista più sensazionale del cristianesimo, incontra per la prima volta un grande intellettuale francese, Jean Guiton, diventano amici, e Montini gli dice, di fronte a un problema che era sorto per un libro che Guiton aveva pubblicato, era finito sotto gli strali del Sant'Uffizio, dell'Osservatore Romano, eccetera. Bisogna essere antichi e moderni, perché a cosa serve dire quello che è vero se gli uomini del nostro tempo non ci capiscono? Ecco, io credo che questo libro parli molto a chi già è convinto, ma non riesca ad arrivare molto più in là. Grazie. Allora, prima dell'eventuale risposta, Giuliano, tu che ne pensi? Prego. Sì, io ho due obiezioni. Naturalmente è interessante, come diceva Viane, è suggestivo, e anche più che suggestivo, il fatto di mettersi da parte per custodire un seme, partendo da un autentico spavento, insomma, dalla ricognizione di un panorama in cui campeggia questa inondazione, spirano venti tempestosi, tutto è in pericolo, è un panorama di rovine. È suggestivo, è bello, è bella questa idea di conservare il seme, mettersi da parte, costruire un esilio, farlo in modo creativo, combinare minoranze diverse, farlo in quello che è il centro della crisi, insomma, è il luogo dell'inondazione, che non è l'emisfero sud del mondo, sebbene anche lì problemi seri ce ne siano, ma è l'Occidente euro-americano, l'anglosfera e la vecchia Europa. Insomma, io penso che non si possa erigere un'obiezione teologica, di pensiero, culturale o addirittura magisteriale contro una pretesa di questo genere, che implica il vissuto, l'esperienza diretta,
il sacrificio per molti aspetti di un'esistenza più semplice, compromissoria. No, perché è ovvio che va bene, l'opzione Benedetto mi va benissimo anche la prassi, la pratica, naturalmente è da definire, da capire, anch'io non conosco i tipi loschi, conosco però Bose e tutto sommato vorrei andare dai tipi loschi. Però, vabbè, ma queste sono battute, diciamo, No, però quello che voglio dire è questo. Detto questo, però, io ho due obiezioni di fondo. La prima, voi conoscerete tutti il discorso sul monachesimo di Benedetto XVI ai Bernardin a Parigi, credo sia un discorso del 2008. In questo libro, ovviamente colto, interessante, ben documentato, molto ideologico, certo, insomma, in cui l'autore Dreher mette il suo stampo, il suo imprinting, e fa benissimo a farlo. È un libro esperienza, è un libro vita, è un libro non è libresco, non è un libro fatto per essere affidato ai caratteri mobili, è un libro fatto per essere affidato alle anime, ai credenti, a un pubblico reattivo, forte. Però, ecco, lì in questo libro a un certo punto c'è, a partire dalla rottura filosofica generativa della modernità, che è quella del filosofo nominalista Guglielmo di Occam, un frate francescano che ha procurato grandi aspettative alla cultura moderna, perché è un po' all'origine della... all'origine, diciamo, del nostro modo di conoscere le cose, il nominalista Occam, ma ha procurato grandi guai alla Chiesa, perché insomma è stato un uomo che ha corroso profondamente la vecchia metafisica scolastica, insomma quel grande equilibrio che Tommaso, sulla scia, sulla scorta, in contraddizione, in conflitto con Agostino, aveva costruito, dando all'uomo medievale quella custodia, quella protezione straordinaria che era il suo cosmo. Quel cosmo viene infranto da Occam. Però tutta la storia delle radici della crisi, giustamente Dreher dice, guardate che le radici della crisi non sono negli articoli del New Yorker di 20 anni fa o di 10 anni fa o attuali, non sono nel New York Times, non sono nella disponibilità delle élite a correre qualche avventura libertina, e neanche nella sola rivoluzione francese, neanche le radici sono lontane, sono profonde. E allora lì lui dice, passiamo dalla rivolta contro il grande equilibrio tomista alla riforma, dalla riforma alla rivoluzione, e quindi all'invenzione della scristianizzazione in nome della religione e della ragione, che poi si trasforma in laicità e nella discussione varia sulla laicità, in una nuova laicità, la laicità rivoluzionaria. E andiamo avanti fino ad oggi. L'impressione è appunto quella di una rovina che accumula detriti su detriti e uccide una specie di situazione originaria felice del cristianesimo letto e interpretato dai padri per 8 secoli, dai padri della Chiesa, letto, interpretato, esperito dai monaci e poi alla fine distrutto da un'ondata di demoniaca. Ecco, il discorso di Ratzinger, di Benedetto XVI e Bernardin, ha tutta un'altra luce. Niente di quello che dice Benedetto XVI è direttamente contraddicibile con quello che dice Dreher e viceversa, voglio dire, non sto a fare un confronto conflittuale stupido dei testi, anche perché uno è un testo carismatico, magisteriale, l'altro è un testo di ricerca.
però è tutta un'altra cosa. Insomma, il progetto di Benedetto XVI, vogliamo chiamarlo forse troppo illuminismo cristiano, comunque era un progetto di che partiva dal fatto che l'uomo moderno è stato costruito dal cristianesimo, non contro il cristianesimo. La modernità, intorno a quel grande nucleo che è il concetto di persona, e a quella grande quintessenza del cristianesimo, che è la nozione di libertà, nasce dal cristianesimo e lo rinnega nel momento in cui relativizza la verità. Cioè nel momento in cui separa la verità, è un processo che comincia nel Cinquecento, probabilmente con Michel de Montaigne, separa la verità diciamo dalla sua sfericità, dalla sua universalità e universabilità operativa per tutti gli uomini, universalità di credo e di ragione. Insomma, nel discorso di Ratzinger si dice subito alle prime righe, se non ricordo male, citando Jean Leclerc, che i due elementi fondamentali del contributo del monachesimo alla costruzione del mondo moderno sono le désir de Dieu e l'amour de l'être. Cioè la cultura, il desiderio di Dio e l'amore grammaticale per la parola con la P minuscola, non quindi come ovvio l'amore per la parola rivelata e rivelante, per la parola intesa come scritture, ma proprio l'amore per quella facoltà della fede di spiegare le sue ragioni, famosa della prima lettera di Pietro, che avviene attraverso il linguaggio. Insomma, d'altra parte, ed è il secondo punto e finisco, la seconda obiezione a Dreher amichevole e non... che cosa chiede la modernità, diciamo, rovesciata e pervertita da un punto di vista cristiano al cristiano e di conseguenza alla sua Chiesa, con la quale vuole stabilire un patto di non aggressione fondato sulla riduzione della Chiesa a mondo? Che cosa chiede la modernità rovesciata al cristiano? Gli chiede di essere privato, non è che gli chiede di non esistere. Non è che la nostra società è fondata sulla negazione della libertà di culto, gli chiede di aderire a un culto privato, stabilire le sue regole, amare, venerare, adorare il suo Dio nel foro interiore, privatizzarlo, familiarizzarlo anche nella forma dell'amore comunitario, della relazione comunitaria. L'importante è che non pretenda di esondare nello spazio pubblico. E invece proprio questo è stato il segnale di Benedetto. Dreher fa bene a riferirsi a Ratzinger, al suo pontificato, al significato carismatico che ha avuto la sua elezione, tutto il ciclo Giovan Paolino Ratzingeriano, fa bene a riferirsi a Benedetto XVI, che come Papa della Renunziatio è il vero grande Papa della crisi, insomma, ha aperto il XXI secolo con un atto inaudito di coraggio, di forza, di verità, molto tragico, come quello di abbandonare il soglio. Fa bene a riferirsi a lui, però in qualche riga lo si vede anche esplicitamente. Lui dice, ma che stiamo qui a fare le guerre culturali? Perché pensiamo di poter mettere un argine, magari con la norma, con la legge? Vi ricordate il referendum sulle tecniche biogenetiche che si tenne in Italia, poi completamente disatteso dalla prassi delle sentenze, insomma, del diritto? Ha ragione Dreher quando dice le guerre culturali sono state perse,
con la sentenza Obergefell sul matrimonio fra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti, e non tanto per la sentenza quanto per il fatto che la sentenza era molto popolare, nasceva da un radicale cambiamento di opinione a proposito della questione. Ha ragione, certo, le battaglie culturali sono state perse, però che il problema dei cristiani sia quello di occupare uno spazio non privato, uno spazio pubblico, e che questo abbia un intrinseco elemento di contraddizione culturale che discende, che deriva dal vissuto della fede, dall'esperienza della fede e dai significati che i cristiani danno alla fede personale, ma nell'arena pubblica, è un altro grande portato, secondo me, del lungo periodo in cui Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno esercitato le funzioni di Papa o di capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. È il grande scandalo culturale a cavallo del terzo millennio, insomma. Ed è una cosa rispetto alla quale l'opzione Benedetto, che ripeto è interessante, comprensibile, del tutto lecita e probabilmente anche fertile e feconda di qualcosa rispetto allo stato disagiato della Chiesa contemporanea e dei suoi fedeli e credenti, ecco, rispetto a tutto questo mi sembra un po' laterale, cioè non coglie lo scandalo, non lo lascia emergere. È un po' una soluzione, non dico al ribasso, ma è una soluzione che chiude strade, che chiude strutture di relazione e che alla fine provoca un ripiegamento, diciamo così, un ripiegamento. Grazie. Grazie Rod, se vuoi replicare e rispondere in breve tempo così riusciamo a... Sì. Prego. I have so many things to reply to, but I will only do the main points from my friends. Di cose di risposte da dare ne avrei molte su molti punti, ma cercherò di limitarmi soltanto ai principali che i miei amici qui hanno voluto esprimere. I was surprised to hear you say, Mr. Vian, about the Benedict option is a conservative thing. Theologically, absolutely, yes, you're right. But politically, no. I am a political conservative, but I'm not a Republican. I did not write this in a political vein. I just want to make that clear to the readers. It's theologically conservative, but not politically on the right. Mi ha sorpreso un po' sentire lei, direttore Vian, dire che l'opzione Benedetto è di tendenza conservatrice. Lo è, ma soltanto sul terreno teologico, certamente non politico. E io cerco di essere molto chiaro con il lettore dicendo che io sono un conservatore in politica, ma non sono un repubblicano, e che non ho scritto questo libro per, come dire, fare da amplificatore a delle tesi politiche. It is true that the book is very American. I had no idea that it would be popular in Europe. It's in 10 languages now, but I did write it for an American audience. That's true. Un'altra cosa, è vero quando lei dice che il mio libro è molto molto americano, lei ha perfettamente ragione, del resto io non avevo nessuna idea, non mi aspettavo certo che guadagnasse la popolarità che invece ha ottenuto in tutta Europa. Attualmente è pubblicato e tradotto in 10 lingue, ma è certo stato scritto per gli Stati Uniti. And because I did that, I was trying to address the feeling that a lot of conservative Christians in America have, that the only thing we need to do is vote for more Republicans and that will turn around everything. I was trying to wake them up and make them realize that they're going down the wrong road.
Ed è vero in questo senso, cioè che quando ho scritto questo libro ho cercato di rivolgermi, indirizzarmi a quello che provano, che sentono moltissimi cristiani conservatori negli Stati Uniti, cercando anche di dire solo che non basta votare per più candidati repubblicani che tutto poi si mette a posto. Ho cercato di svegliarli, di suonare la sveglia nei loro confronti e dirgli guardate che se questa è la strada che volete imboccare è una strada sbagliata. It is a sad symptom of the time we live in that liberal Christians, Catholic and non, and conservative Christians, Catholic and non, don't have common grounds to have discussions anymore. And that is the sad reality of our time. Uno degli aspetti, uno di, direi più tristi, uno dei sintomi più tristi dell'epoca in cui viviamo attualmente è che i cristiani progressisti, liberal, che siano cattolici o no, e i cristiani conservatori, ancora una volta cattolici come non cattolici, non trovino più fra di loro un terreno comune di discussione. Questo sì che è un fatto triste. On the point of exiting the world, I think it's a false choice, one that's very common in responses to the Benedict option. People say Dreher is telling all Christians to head for the hills, to build a fortress utopia. That's not true. Quanto poi all'uscita dal mondo, secondo me questa è una falsa scelta. Ci sono molti che dicono che con questo mio libro, L'Opzione Benedetto, quello che sto facendo semplicemente è dire a tutti i cristiani date le spalle al mondo, andate in montagna, andate nelle caverne. Non è così. I think we have to live in the world. There's no question about it. I live in the world myself and my family. But if we are going to live in the world as faithful Christians, we have to be much more serious about forming our own consciences by the gospel and the teachings of the church and scripture, not the teachings of the mass media, for example. Thank you. Io sono convinto che dobbiamo vivere nel mondo, io stesso lo faccio, così lo fa anche la mia famiglia, ma per vivere nel mondo, in questo mondo, da fedeli cristiani, secondo me dobbiamo essere molto, ma molto più seri nel formare le nostre coscienze sul Vangelo, sul Magistero della Chiesa e non, per esempio, su mass media. I think about the story from the Old Testament, the Hebrew Bible, of the three Hebrew youths who were working for the king, and the king demanded that everyone worship him. They said no, and the king threw them in the furnace, and they didn't burn up. Now, we have to ask ourselves, they were completely immersed in the world of Babylon, yet when the time came to make a choice, they chose God even unto death. We have to ask ourselves, what was it about the way those three men lived their daily lives before the persecution that gave them the strength to choose death before apostasy? Ricorderete tutti la storia dell'Antico Testamento, della Bibbia ebraica. Ci sono tre giovani ebrei che lavorano per il re. Il sovrano pretende che tutti quanti adorino e rendano culto soltanto a lui. E i tre si rifiutano, lui li getta nella fornace e i tre non bruciano. Quello che dobbiamo, credo, domandarci è che cosa, come vivevano loro o la loro vita quotidiana in Babilonia, che cosa hanno vissuto loro, come hanno vissuto per giungere a scegliere Dio fino alla morte, piuttosto che fare apostasia. Come hanno vissuto, che cosa della loro vita ha dato loro la forza di fare questa scelta, meglio morire che fare apostasia. I would say too that on the question of de-Christianization, this is happening in Europe and in America, absolutely true. The Benedict option may not be the answer,
But if not the Benedict option, then what? Because we can't continue as the church to do what we're doing, because we're losing, and we're losing seriously. Quanto poi all'obiezione sulla decristianizzazione in corso, certamente questo è vero, sta succedendo sia in Europa che negli Stati Uniti, e sono perfettamente d'accordo se lei mi dice che la risposta o la soluzione non è l'opzione Benedetto. Ma se non è l'opzione Benedetto la soluzione, quale è la soluzione? Forse dovremmo cercarne una comunque, perché stiamo perdendo, e stiamo perdendo in modo grave. I should say finally to Mr. Ferrara, you spoke of the privatization of the Christian life as an aspect of the Benedict option. I tried in the politics about the chapter about politics to use the example of Václav Benda, the Czech dissident Catholic, to say, no, we Christians must somehow stand in the public square even if we are hated and have no power. A Giuliano Ferrara volevo rispondere per quanto riguarda la sua obiezione in cui parlava della privatizzazione della vita cristiana come uno degli aspetti dell'opzione Benedetto. Nel libro c'è un capitolo in cui parlo di politica, ma ne parlo in questa maniera qui, cioè citando un dissidente cattolico cieco e il suo esempio, Václav Benda. Il quale ci dice che in qualche modo bisogna ergersi sulla piazza pubblica anche se siamo odiati. Benda said that a Christianity that is only private is not faithful to the teachings of Christ. We have to be in the public square proclaiming what we know to be true for the world. However, it is the case that we will have to suffer for that. And so Benda was trying to find a way to be faithful to the testimony of the gospel under conditions where we have to suffer for it. Benda ci dice che un cristianesimo esercitato soltanto nella sfera privata non è fedele all'insegnamento di Gesù Cristo, e che quindi sulla pubblica piazza dobbiamo proclamare ciò che è vero, perché questo è vero per l'intero mondo, a costo di soffrire. Cioè cerca di proporci un modo di mantenerci fedeli al testo del Vangelo, anche se questo, nella certezza che questo ci causerà sofferenze. And finally, this is a serious problem for Christians like me in the US, what to do politically. I'm a theological, philosophical conservative, but Trump does not represent me, neither does the Democratic Party. You know, on the Democratic Party is for abortion rights, you know, against a traditional family, but the Republicans have their own problems too. So I feel that I don't have a side, but I have to make a choice, you know, and this is a very hard thing to do. Da ultimo, questo che dico comporta moltissimi problemi per i cristiani come me negli Stati Uniti. Uno di questi problemi è che fare sul terreno politico, come agire. Io ho già detto che sono un conservatore sul terreno teologico e filosofico, ma non su quello politico, nel senso che neanche Donald Trump mi rappresenta, così come non mi rappresentano i democratici, le cui politiche sono apertamente contro la famiglia naturale, eccetera. Dunque, nessuno mi rappresenta. Tuttavia, mi trovo dinanzi alla necessità di dover scegliere, e questa scelta è terribilmente dura. I think, and I'll stop with this, I think that we have to begin to consider politics as more than just voting and participating in elections, but rather think of it in terms of how can we help our local community, because what politics means at its root is how we all live together in peace. Voglio dire quest'ultima cosa, cioè che penso, sono fermamente convinto che dovremmo cominciare a considerare la politica non soltanto come
l'espressione di un voto, comunque l'andare alle urne, la partecipazione democratica, ma come una forma di aiuto, assistenza, sostegno delle nostre comunità locali, perché alla fine la radice persino etimologica della parola politica è quella di concepire un modo di vivere tutti insieme in pace. Prego, una, perché poi abbiamo il tempo tiranno. Prego. No, I'm not a linguist, but that's what they call themselves, the Tipiloski. I think it comes from Blessed Pier Giorgio Frassati. They're making a joke. Io non faccio linguista, quindi no, l'origine o l'etimologia della parola losco non la conosco. Sia chiaro, questo è il nome che loro si danno, si autodefiniscono tipi loschi, si ispirano a Frassati e forse fanno anche dell'umorismo con questa autodenominazione. Bene, grazie a tutti i partecipanti, Rod Dreher, direttore Vian, Giuliano Ferrara, grazie a voi tutti per essere stati così numerosi questa sera. Alla prossima. E ringrazio naturalmente per la traduzione, lavoro impegnativo assai, direi. Grazie.